un fenomeno da non sottovalutare, allora facciamolo inquadrare dal padrone di casa, perché poi siamo tutti qui per iniziativa e per volontà del professor Caffo, che è un impareggiabile presidente di Telefono Azzurro. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie al moderatore. Io cercherò di darvi alcuni elementi di conoscenza per una riflessione comune in questa giornata che europea sui minori scomparsi, che vuole essere l'occasione per trovare insieme tra istituzioni e società civile nuove risposte a questo drammatico problema. E devo dire che il nostro Paese si occupa di queste tematiche da alcuni anni, soprattutto per quanto riguarda le persone scomparse in generale, da un anno diciamo. Noi gestiamo per conto insieme al Ministro degli Interni il 116.000 e devo dire che questo tema sempre più viene alla luce come un tema delicato che è affrontato con grande, grande attenzione. Questa slide vi dà senso di quello che diceva prima il nostro moderatore, cioè del dato che ci sono varie forme di rapimento e di sottrazione dei bambini. Ecco, diciamo fra l'altro che un elemento importante è che il tema della scomparsa è un tema ampio che comprende varie situazioni, che va dal ragazzo che scappa di casa al bambino che viene sottratto nel conflitto familiare, al bambino che viene sottratto per fini criminali. Ecco, questi sono alcuni dati. Il dato più importante, ad esempio, è quello del gruppo del National Center americano, che ci dà il dato di 12.000 nuovi casi ogni anno, che sono seguiti dal National Center, e il dato invece europeo, tra l'altro più recente, perché il network europeo che si sta costruendo è nato da poco, però vi dà il senso di come anche qui le situazioni sono tante, sono 8.000 casi in 7 paesi europei, fra cui il nostro. Vedete comunque, dato che questa mappa dell'Europa lentamente si sta riempiendo di esperienze e anche di associazioni che sta lavorando su questo piano, sempre associazioni che lavorano strettamente, soprattutto con il Ministro degli Interni nazionale e con le altre agenzie, soprattutto con il Ministero della Giustizia anche, che rappresenta un punto di riferimento per questo tipo di tematiche. Diciamo che dobbiamo pensare che la gran parte poi delle fughe sono situazioni di fuga da dei contesti, da situazioni. Di fatto dobbiamo sempre anche tenere presente che invece l'emozione collettiva è rivolta al rapimento del bambino da parte di estranei, che rappresenta una piccola componente importante ma non così centrale. Con questi sono alcuni dati della situazione italiana, sono i dati della Direzione Centrale della Protezione Criminale, e vediamo che ci sono stati nel 2009, su 1.000 minori per i quali sono state attivate le segnalazioni di ricerca, sul territorio nazionale. Vedete questo incremento progressivo e soprattutto vedete questo aumento ovviamente di minori stranieri coinvolti. La fascia più consistente di minori coinvolti è dai 15 ai 18 anni, quindi nella fascia adolescenziale, con questo fenomeno dei minori che si allontanano da casa, ma soprattutto dalle comunità di accoglienza. Questo aspetto ci deve sicuramente indicare anche su questo versante poi delle risposte che vanno date a questo fenomeno, per le conseguenze che coinvolgono questi minori, spesso poi coinvolti anche in vita organizzata. Il fenomeno della scomparsa è un fenomeno sempre più internazionale, i bambini si spostano in tutto il territorio europeo ed internazionale, quindi questo richiede ovviamente una collaborazione sempre più stretta tra paesi, con una collaborazione stretta tra associazioni, ma anche tra Europol, Interpol e le altre agenzie coinvolte in questo settore. Il 116 rappresenta una risposta importante che la Commissione europea ha promosso sulla base di indicazione del Parlamento europeo ed è un numero telefonico unico in Europa che funziona 24 ore al giorno
ed è oggi operativo in 11 paesi membri. Da poco è anche operativo in Inghilterra, da oggi anche in Inghilterra. E diciamo che è stato uno sviluppo progressivo, il Belgio è iniziato fra i primi, noi abbiamo iniziato l'anno scorso, ed è stato un percorso che ha ovviamente caratterizzato anche in questo caso una costruzione di una rete comune tra associazioni e tra paesi per affrontare questi problemi. Ecco, noi abbiamo raccolto in un anno 6.498 telefonate, di cui 188 relative a casi di scomparsa. La gran parte dei casi che noi abbiamo affrontato, li abbiamo affrontati relativi a associazioni internazionali di minori, dei minori scomparsi, la maggioranza erano bambine di età inferiore ai 10 anni. Ecco, noi abbiamo d'altra parte lavorato in questi casi con il 112, con le questure, con i commissariati e con le altre associazioni straniere, soprattutto per quanto riguarda la Romania, che rappresenta uno dei poli maggiori di minori che scompaiono da quel paese nel nostro e con cui occorre collaborare strettamente. Diciamo che c'è bisogno di una presa in carico condivisa di più ogni caso, quindi una rete in cui il numero telefonico è uno strumento, ma non è la soluzione, occorre una rete organizzata con procedure costruite tra agenzie, e devo dire tra l'altro che il lavoro fatto in questi anni, in questo anno con la polizia e con l'arma dei carabinieri è stato sicuramente estremamente importante nel coordinamento tra l'altro di tutte le forze di polizia nel tavolo comune presso il Ministero degli Interni.